Allora, vediamo un attimino quella situazione semplice che piace tanto a Tony Khan. Tantissimo wrestling maschile. Eppure, in All Elite, si prova ancora, si cerca ancora in qualche modo di fare qualcosa dal punto di vista femminile. Una divisione che non è mai partita, non è mai decollata e che però ogni tanto prova a tirar fuori la testa. Una volta ci aveva provato Britt Baker e le cose non andate molto molto bene. Tutto era partito in un momento sfigatissimo della sua carriera e durante la Jericho Cruise aveva provato a fare un promo heel che non era riuscito, che era stato addirittura tagliato. Ma da lì in poi è partita tutta una storia che ci ha portato una Britt Baker super amata da heel e da face. E abbiamo un problema adesso perché c'è un'altra persona che aveva grossi, grossissimi problemi di personalità. Ma ora pare abbia trovato la sua strada. Oggi parliamo di Toni Storm. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast e oggi sono qui per cercare di parlare un attimino della divisione femminile, ma nello specifico delle Outcast e della nuova forma che ha preso Toni Storm. Sicuramente Toni Storm è stata molte volte accusata di essere una bravissima lottatrice in ring, ma con delle carenze incredibili di personalità. Non aveva nulla di così fondamentale, iconico, importante da poter portare sul ring, oltre alle sue doti tecniche. E quindi giustamente si pensava che non fosse adatta, o meglio, non fosse esattamente perfetta per un ruolo da prima donna all'interno di una compagnia. Quello che ha fatto sostanzialmente è diventare sempre più brava, lavorando molto in Giappone, per esempio in Stardom, e cercando di lavorare anche nel territorio inglese dove sappiamo che si pestano tanto e sono anche molto tecnici. Quindi lei è tornata, diciamo, alla ribalta, è arrivata alla ribalta, in realtà forgiata dai combattimenti, un po' come un Blackpool Combat Club. Beh, sostanzialmente questo a quanto pare non bastava, perché le sue prestazioni erano buone, magari non eccelse, dipendeva molto anche dall'avversario che aveva davanti, e già questo è un piccolo limite, però era già migliore rispetto a una Britt Baker già citata nel cappello introduttivo. Quindi Britt Baker è riuscita a trovare una sua strada indipendentemente dalle sue qualità in ring, perché ha trovato il personaggio giusto da tirar fuori, un personaggio sopra le righe, arrabbiato e stanco di essere trattato in un certo modo, che quindi sfoga le sue frustrazioni contro gli altri. Quindi non ti fa vedere che è arrabbiata, ma ti fa vedere che è superiore, che pesta i piedi, che pesta le persone a terra, le calpeste, ci passa sopra e va oltre. Ed è così nella sua faida con Big Swole prima, con questa lunga storia in cui Toni Schiavone è dentro non dentro le dinamiche di Britt Baker, dove lui legge i suoi messaggi, cose di questo tipo. Quindi creano un personaggio che riesce a trascendere le capacità in ring di Britt Baker. In questo caso Toni Storm arriva ed è sostanzialmente molto simile, cioè ok, c'è, è brava, lo sanno tutti, tutti ripongono una certa dose di fiducia in lei, ma non riesce mai a uscire da un punto di vista del personaggio. Arriva come la rocker che eravamo abituati a vedere, si muove in quel senso, in quell'ambito, comincia gradualmente a tagliarsi i capelli e a cercare una nuova forma fisica anche, e comincia a trovare, insomma, un pochino di spazio. Arriva a vincere il titolo del mondo, la questione Thunder Rosa, dove prima erano in coppia, poi in realtà lei vince il titolo mentre Thunder Rosa non c'è, quindi Thunder Rosa insomma si arrabbia, no? Sui social, e fa pesare questa cosa, quindi ci si immagina già una bella fight tra lei e Toni Storm. E invece poi pian pianino le cose cominciano a ritornare nel dimenticatoio. È una campionessa che in realtà non riesce a sfuggire quelle che sono le critiche più improbabili anche contro di lei, perché dove tu hai poco da fare, dove tu hai poco spazio, ovviamente cerchiamo di guardare almeno il lottato. Il lottato cercava di farlo sempre al massimo del suo livello. Poi arrivano le Outcast. Arriva Saraya non funziona da face, perché comunque lei da face non è che sia esattamente la persona giusta. Cambia, muta e si porta dietro sia Ruby Soho che Toni Storm. E Toni Storm e Ruby Soho rimangono abbastanza inserite nella dinamica delle Outcast, riescono a muoversi molto bene insieme e cominciano una storia importante dove hanno queste bombolette orribili, stupide, che lasciano del colore, e che ovviamente queste bombolette arrivano anche in faccia alle avversarie,
il contenuto quantomeno, e creano una situazione insomma non facile per chi le affronta, no? Si vede quasi come un green mist lanciato diciamo negli occhi, sul volto, e questo comporta ovviamente la sconfitta delle avversarie. E Toni Storm in questo senso lavora tantissimo insieme alle altre due per poter raggiungere le vittorie attraverso anche questo espediente. Un espediente che avrebbe voluto utilizzare anche Ruby Soho nell'ultimo pay per view per portarsi a casa la cintura di Chris Statlander, ma che non funziona proprio per l'intervento di Toni Storm, che nel frattempo è cambiata. È diventata una specie di diva, è diventata una specie di Marilyn Monroe, un personaggio strano, fuori dalle righe, impazzito forse perché ha perso il titolo a un certo punto. E quindi senza quel titolo si sente persa, deve ritrovarsi. Ed è lontana da tutto, da tutti, e ovviamente lontana da tutto e da tutti comincia a fare dei promo particolari in cui è più sola che con le Outcast, dove insieme a Lexi Nair tirano fuori qualcosa di molto comedy ma molto divertente, quando lei ovviamente non sa chi sia Lexi Nair e alla fine dei promo le lancia la scarpa uscendo di scena in questo modo molto da diva, no? Da persona di un altro tempo, di almeno un centinaio di anni fa, che si vede davanti alle telecamere, wow, allora è la persona più importante del mondo. Ecco, Toni Storm in questo senso riesce a trovare tutto un equilibrio che prima non ha mai avuto. E c'era la paura che ci fosse qualcosa, no? Un retaggio di ciò che era capitato l'ultima parte della sua carriera in WWE, dove poi aveva chiesto di andare via, no? Questa faida con Charlotte Flair e le torte in faccia, ve la ricordate, non devo star qua a raccontarvi nulla. Bene, c'era un po' il rischio che succedesse una cosa del genere, eppure no. Eppure è riuscita a ricalibrarsi e il pubblico le accetta e le vuole bene e la vuole ascoltare. E ora non c'è più Lexi Nair ma Renee Paquette, quindi si è alzato un po' il livello e lei si ricorda di chi è Renee Paquette. E lei sa chi era Renee Paquette, quindi il suo diventare questa diva è molto 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 più vicino all'essere Toni Storm. Toni Storm e la diva si stanno fondendo insieme e sta diventando un act molto interessante. Cosa hanno fatto di rimando le Outcast? Beh, hanno perso la possibilità di avere il titolo TBS, ma non si sono più viste insieme praticamente. E non essendosi più viste insieme dopo l'out, quello che è successo è che a Dynamite c'è stata Toni Storm con un suo promo dietro le quinte con Renee Paquette, poi il solito che sta facendo. Mentre sabato a Collision sentiremo proprio parlare Saraya e Ruby Soho, e insieme immagino si metteranno lì a discutere del ruolo di Toni Storm e magari la chiameranno fuori, magari ci sarà qualcosa da fare. Intanto per la prossima settimana c'è un match a 4 ragazze si sfideranno e chi uscirà da lì potrà avere una shot titolata al titolo di Saraya Grand Slam. Che sia un altro momento di incontro, che sia un altro momento in cui si trova una quadra per la situazione di Toni Storm, io sono molto curioso, perché davvero credo che questa volta si sia riusciti a fare qualcosa di molto buono con un personaggio che, seppur lavorandone sempre sulle dinamiche heel, come era successo all'epoca per Britt Baker, e lavorando con una persona sola, praticamente solo Toni Storm, come era capitato quella volta in cui si è lavorato solo su Britt Baker, lasciamo perdere questa parte che magari è quella che accusa un po' di avere poche idee e teniamoci il buono e vediamo da che parte si va. Ovviamente queste sono le mie opinioni, mi interessano le vostre, mi interessa sapere cosa ne pensate, quindi scrivete un commento, lasciate un like se vi piacciono i nostri video e abbonatevi al nostro canale se ritenete che questi video siano validi e che il tempo che spendiamo abbia comunque, insomma, ad essere ricompensato in qualche modo. Noi stiamo cercando di lavorare tanto a questo progetto, stiamo mettendo anima e corpo e veramente grazie a tutti quelli che si abbonano, perché è un grandissimo aiuto da parte vostra per amore del canale, di quello che stiamo facendo. Io e Michele abbiamo anche scritto un libro, trovate il link in descrizione e potete accedere a questo libro su Amazon, molto semplice, si chiama La Riatto, 80 storie di Puro Reso. Parliamo di Puro Reso e in qualche modo parleremo lì dentro anche di Toni Storm, quindi se vi capiterà di comprarlo vedrete anche alcuni dei personaggi che trovate oggi in All Elite Wrestling, ovviamente nel loro passaggio, nella loro storia passata in Giappone.
e anche qualche giapponese che è venuto a trovarci nei W. Quindi dai, compratelo, fate i bravi. Nel frattempo vi ringrazio, ovviamente ci sentiamo molto presto per nuovi video, non vedo l'ora di vedere Collision, venite a trovarci nella nostra live che facciamo sempre per chiudere la settimana di All Elite la domenica pomeriggio. Grazie di cuore per aver seguito, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima.